Bonjour, je suis Marta, tengo 15 años and I love studying. Io ho studiato spagnolo alle medie, non ho capito un cazzo! A un certo punto ha parlato spagnolo e comunque non ho capito un cazzo! Sono Marta, ho 15 anni e ogni giorno ho un solo obiettivo, essere migliore del giorno precedente. Minchia, il mio è fare meno schifo di ieri! Quest'anno sono uscita con la media del 9,64 in pagella. E chi l'ha mai vista sta media? Io no! Penso che studiare sia qualcosa di veramente importante, ci renda liberi di scegliere chi essere. E mi sa che sei l'unica normale in questo collegio! Mi dicono tipo, uai, ma schiatto, non ti metti a scuola dove sta così, è arrivato Frankenstein, ma perché non ti metti a fare un gun? Ma in che paese di merda vive? E mi piace rappare anche in coreano. Ma sicuro che sta rappando? A me pare sul carico parola a caso. Ama king, ama boss, e ha già i room, i massanze, che il due girando re, tre, tro. E osa la cifaburi! Ama king, ama jay, voce giù da barda le, vuoi cubà, ama ti cliché, giù mi chiamo giù da le. Ciao, mi chiamo Giorgio, vengo da Pisa, 16 anni e nella vita non mi piace fare nulla oppure andare a ballare e divertirmi con le mie amiche. Ma dopo ste cacate che hai detto vuoi un premio? No, perché non te lo diamo, mi tutto scuorno. A scuola faccio veramente schifo, non sono stata bocciata con 30 rapporti, sono anche scappata da scuola il giorno del mio compleanno perché avevo fame. Non sa come dirtelo. Ma non stai buono! Io della classe sono la protagonista, diciamo, cioè sono la leader. E posso dirti che stai in una classe scema, perché se tu sei la leader stanno guaiati. Quando qualcuno mi fa arrabbiare, specialmente maschi, li prendo per i capelli e un po' li strattono un po' così, poi mi chiedono scusa. Arrettatela per favore! In collegio mi aiuterà tanto, pensa Giorgia. Speriamo che mi aiuti a diventare una persona più matura e più tranquilla. Secondo me esci il primo giorno, Todd Key! Perché sennò non vado da nessuna parte. E almeno sop! Mi sono una tipa che non tende a litigare, ma quando lo faccio, scoppio. Come una bomba, puff! Io alla memoria fotografica vado bene a scuola solo per questo. Infatti studio tutto il giorno prima, poi faccio l'interrogazione, vado bene e poi mi scordo tutto. E beata te, io studio giorni e giorni, ma prima dell'interrogazione comunque mi scordo tutto! Mi chiamo Flavio, ho 15 anni e mi piace divertirmi comunque, uscire la sera, fare casino, questo. Ma li hanno fatti con lo stampino! Cioè io abito a Riccione, non abito in una grotta. E io ti facessi a vivere da una grotta! Io ho 15 anni e la mia vita la voglio vivere come voglio, fine. E no, e fine no. Io non ci è fine, sì, basta. Non è così, non è così. La mamma piena, cioè proprio fino a qui. Io al collegio mi divertirò e l'ultima cosa che farò sarà studiare, rispettare le regole sicuramente. Un altro che uscirà subito. Sono Elena, 17 anni e io sono la diva e nessuno mai sarà diva quanto me. Ma perché si credono tutti sta cippa? La diva è sto cactus. Spesso risulta antipatica perché ho quello che le persone non hanno. Guardatemi. Ecco qua, il motivo per il quale tutti mi invidiano. Senti, puoi avere tutto, ma di sicuro non tieni un cervello funzionante. Sono viziatissimo, sono la principessa di casa, la principessa del mondo. E qualsiasi cosa voglio, io lo ottengo. A me Gesù mi fa un baffo. Io vinco, punto. E se non vinco io, il gioco non finisce mai. Ma non te l'hanno mai detto? Cosa? Ma vaffanculo! Sono i professori, a scuola non va molto bene perché hanno una bassa qualità rispetto a me e sono io che posso insegnare a loro. Ma vai a cacare, va! Riusciranno a calmarti un pochino? Io faccio quello che voglio. Fai quello che vuoi. Ma cosa si mangiano sti adolescenti? Pane e cretinaggine! Sono Cecilia, ho 15 anni e non passo mai inosservato. Ah, inosservata, scusate. Il mio italiano è molto... Va prega, aiutatemi! Passo molte ore al giorno davanti allo specchio. E è fidanzata con lo specchio. Quando andiamo nei negozi, lei si guarda al vetro, si gira, si rigita, si guarda. Io e te una cosa sola, ti amo! Sono bellissima, quindi guardarmi allo specchio mi piace. Non è una cosa per tutti. Ecco qua, un'altra che ce l'ha solo lei! I miei capelli non li ho mai tagliati da quando sono nata e ci sono molto legata, anche perché nella mia famiglia sono molto importanti, è una tradizione che mio nonno... aveva già con mia madre. E che cacchio stai a fare che te li tagliano? Bah! Io sono molto invidiata, specialmente dalle ragazze, proprio me ne dicono di tutti i colori. Anche se non mi conoscono, dicono subito che io li sto antipatica, senza motivo. Però il motivo è perché sono bella e loro sono gelose. Secondo me il motivo è anche perché sei una superba egocentrica del cacchio! Sono una persona molto polemica e mi piace discutere. L'ultima parola deve essere la mia, perché io penso di avere quasi sempre ragione. Ma solo io a quell'età ero un piscione muto e timido! Bah! Mi chiamo Ryan, ho 15 anni e sono campione del mondo di karate. E anche di stile. Con stile! Sono un ragazzo molto egocentrico perché a me piace farmi notare sempre. Figurati, non diverso dagli altri 347 che si sono presentati fino a mo'. Quindi le ragazze ci girano un po' intorno, dai.
Diciamo che sono un playboy, ho avuto molte ragazze nella mia vita. Io scioccato! Ma un guaglione è un guaglione normale che non notano solo loro, c'è sta! Io mi chiamo Guglielmo Grosso, vengo da Napoli, 14 anni. Il mio soprannome è Cubricato. È Cubricato! Significa tipo grazie in spagnolo. Sì, sì. In spagnolo grazie si dice gracias. Forse in portoghese si dice obrigado. Ma tra cubrigado e obrigado c'è una pazza. Io a scuola vado con i piedi. E io andavo col pullman. I professori mi dicono: ti so spente, state zitto, scostumato. Però poi mi vogliono tutti quanti bene. E non so jet, ma prego. Sono emozionato per trasi in Dust College. Quando ero vicino mi muovevo sempre a Rai 3. Rai 2? A Rai 2. Hai detto Rai 3? Ho sbagliato. Boh, se puoi sbagliare, Davide. Mi uccide! Sono Luca, 17 anni e quando cammino in discoteca tutti mi guardano. Tutti gli occhi della sala sono rivolti su di me. Eccone un altro, ma uno che non se la crede ci sta! So di piacere e oltre che a me stesso piaccio anche a tante ragazze. Essere bello non basta, te l'hanno mai detto? 10 ragazze bastano in una settimana. Ridicolo! Una volta sono stato con 4 ragazze nella stessa giornata, ma non l'hanno mai scoperto. Oh, playboy! Cioè, sti ragazzi sono fatti all'80% di scemenza! In collegio non seguirò tutte le regole, farò casino dalla mattina alla sera, non mi interessa chi mi seguirà o meno, ma se io lo vorrò fare lo farò. Rinchiudetelo, bracchitta! Sono Hilary, ho 16 anni, ho un carattere molto forte e appena qualcuno mi dice qualcosa che non va subito parto e mi incazzo molto facilmente. E beviti la camomilla, guaglio! I miei genitori non ce la facevano più e quindi hanno preso e mi hanno messa in convitto. Là non ci volevo stare, ho fatto un casino. Le nuove generazioni. Io sono la migliore, mi guardano sempre tutti, sono troppo bella e faccio quello che voglio, nessuno mi comanda a me, ok? Spacco tutto. Questo è un riassunto proprio. Ho coinvolto le mie compagne di stanza a prendere le sedie alle 3 del mattino e a sbattere vicino ai muri. Abbiamo preso la cosa della doccia, abbiamo allagato tutta la camerata. Ma non ti andrei fiera io, che rida fa? Sì, è stata una spesa di circa 6.000 euro, più o meno quasi. Cosa che mi auguro non faccia qua, anche perché poi pauca papà. 6.000 euro! Sai dove mi spediva la mia famiglia? Su Marte! Le ragazze quando siamo in discoteca diciamo che si catapultano, gli dicono: oh bro, sai che sei un gran figo. Siamo a quota 868 ragazzi che ce l'hanno solo loro. Carmelina è una ragazza intelligente, volenterosa. Dovevano far entrare la mamma, vi prego, mi uccidete. Però vorrei che facesse più i servizi di casa, tipo spolverare, passare l'aspirapolvere, fare la lavatrice. Cioè, signore del pulizzino, in poche parole. Faccia fuori l'anca. Cosa così, devo tirare così, su? Così. Ma che devo stare così? Non ho capito. Aiuto! Mi piscia sotto! Gli amici, mi piace divertirmi. Feste, sagre, discoteche. Sabato sera è il giorno di casino. Cioè, sono proprio tutti uguali, maschi e femmine, senza differenze. Vivo molto di notte, frequento magari tanti locali notturni. Spesso vado a fare. Cioè, mi conviene aprire una discoteca, visto che vanno solo in da discoteca, chisto. Tanto tempo fa cominciai a parlare ad un fantomatico spirito che ancora si trova qua. L'unico che non va in discoteca parla per spirito. Io boh! Posso abbracciare gli alberi, posso parlare con l'aria, è proprio uno sfogo. Ciao Aria, come va? Male perché stiamo mandando il mondo a fanculo? Lo so. Cioè, mi sembra di vivere in un mondo di zombie. Infatti io non ho uno smartphone, ma ho un telefono a tasti, come quello di mio nonno. Sei il mio mito! Ad esempio in classe fischio, faccio casino, urlo, mi alzo sulle sedie, sui banchi. Non scostumati, insomma. In giro per far finta di prendere qualcosa nello zaino e faccio un urlo tipo fratello cacchi. Al collegio vengo a fare casino. Guardate sti ragazzi e non prendete esempio, vi prego. Stanno un guaiato.